è diventato un fantasma! Devo riuscire a farlo tornare in vita a tutti i costi! Max, ma dove cavolo sono finito? Geno, allora, ti ho rinchiuso in uno sgabuzzino, non perché volessi perquisirti oppure sequestrarti, ma perché questo è il nostro nuovo mondo di Minecraft! Sono stato giorno e notte a costruire un villaggio infinito pieno di cose e volevo assolutamente fartelo vedere. Vai, apri la porta, aprila! Wow, ma questa è casa mia? Non credo che questa sia casa tua. Se vedi bene, questa qua è la mia faccia. Guarda, ci somigliamo veramente tanto. Cavolo, è vero, ma che carino che sei, Suka. No, non dire che sono carino, perché poi non so mai tu voglia mai darmi un bacio. No, grazie. Questo qua è il mio secondo piano, dove c'è un bel tavolo di enchantment, tante cassine. In teoria, come detto, dovrebbe esserci anche il mio equipaggiamento, quindi lo vado anche a prendere. Ma se adesso saliamo qua sopra, vieni, sì. Gigino, vieni. Guarda cosa c'è. Una panoramica di tutto il mondo. È stupendo. Ma questo è meglio di quello che ho fatto io. Perché ovviamente questo l'ho fatto io, non l'hai mica fatto tu. Allora, come vedi, qua sotto c'è una cosa molto familiare. Però aspetta, non spoilerartela troppo. Scendi giù, anche se ti fai un po' male, non fa niente. Aia, non potevi mettere delle scale più efficienti? Mi sono sfracellato il culo. Vabbè, era per fare prima. Adesso, Gigino, guardami attentamente. C'è una cosa una cosa che ti assomiglia lì. Ma è bruttissimo. Ma non è... Beh, Gigino, direi è normale che è bruttissimo. Cioè, non può essere bello se tu sei brutto. Non è possibile, proprio. Allora, senti, preparati, perché per te ti ho fatto una casa veramente incredibile. Un villone gigantesco, un qualcosa di clamoroso. La casa più grande che tu non abbia mai visto in tutta la tua vita minecraftiana. Ce l'hai messa la piscina? Perché sai che a me piacciono le piscine. Certo che ho messo la piscina. Ce ne sono ben tre di piscine. Adesso apri la porta, perché stai per rifarti gli occhi. Vai! Bella, ti piace? Allora, qui abbiamo la prima piscinetta, poi qua abbiamo un'altra piscinetta. Ehi, cos'è quell'arco? Stai fermo. Prometto che piano piano potrei fare una casa migliore, ma per adesso fatti dare bene questa. Ma non c'è neanche un pe. No, non credo ci sia, oddio, potresti interpretarlo qui, però no, Gigino, non c'è. Perché devi un pochino di intossicarti, tu fai un po' troppi pe in giro, non mi piace questa cosa. Ci sarebbe in teoria anche il lato della città, vuoi andare a vedere anche di là, Gigino? Ma sì, perché no? Ma che bello stradino! Hai visto? Guarda, qua ci sta. Aspetta, allora, qui c'è la nostra amichetta. Io, dato che questo mondo sta un pochino da soli, mi sentivo un po', capito, in solitaria. Solo io e te, non mi sembrava il caso. Ho invitato la nuova fidanzata di Ambrogio, il nostro amico villager. La voglio subito conoscere, magari la rimorchio. Non so se potrebbe essere dei tuoi gusti, però valla a trovare. Ma che brutto! Mi sa che non ha capito molto la tua presenza. Stai fermo, è per chi non ti conosce. Poi piano piano imparerà a conoscerti. Guarda, ecco la città. Qua c'è di tutto. C'è il cinema, c'è l'ospedale, c'è la polizia, c'è anche una fontana, c'è un negozio. C'è tutto quello che vuoi. Ma c'è il cinema. Aspetta, vado a vedere Super Mario, buona serata, ciao. No, Gigino, non possiamo andare a vedere Super Mario. Abbiamo delle cose importanti da fare. Perché non ti ho ancora spiegato quello che dobbiamo fare oggi. Guarda qua che figo questo cinema. C'è anche il televisore. Bene, però adesso non è il momento per vedere il cinema. Vieni qua, seguimi. Ma cosa dobbiamo fare con questo mondo? Noi dovremmo vivere qua e dovremmo ospitarci tante nuove persone che dovremmo conoscere, perché dobbiamo creare un impero. Ma per il momento volevo prima farti, diciamo, scrutare la zona da un posto molto alto, perché secondo me non rende molto quanto effettivamente sia grande qua giù. Ma sei sicuro che ci siano le sicurezze? Tutto a posto? Sì, c'è tutto. Dai, andiamo. Vai, ci siamo quasi. Guarda che spettacolo. E ovviamente devi iniziare a piovere proprio adesso. C'è della neve. Ammira tutta la bellezza. È tutto coloratissimo, è fantastico. E lì mi ero dimenticato, c'è anche una chiesola gigante con delle lapidi per terra. Vabbè, noi siamo vivi per fortuna. Ma poi guarda che c'è un mulino. Gigino. Ehi, tutto bene, Gigino? Oh mio Dio, è morto Gigino, cos'erano le sue cose? Oh mio Dio!
Ma perché aveva 55 mele incantate? No! Ma cosa mi ha droppato? La sua testa! La sua testa, ragazzi! Ma non respawna più! Non respawna più! Ora come possiamo fare? Io non ho idea! Io non ne ho proprio idea! Non ho idea! No! Devo parlare con un esperto! Devo cercare di farlo tornare in vita a tutti i costi! Non è possibile! Non pensavo che poi non potesse respawnare in questo mondo! Abbraccia, abbraccia! C'è un problema! Allora! Il mio amico Cecino è morto! Armi sta pezza di me. Oh! Allora, forse non hai capito la situazione. Gigi, si sta uccidendo da solo, tra l'altro. Ma esce, ehi! Ha un istinto suicida. Ambrogia, tu così ti fai del male. Ambrogia, stai niente, ragazzi, con Ambrogia non si può fare proprio niente. È un pochino pazza, secondo me, perché in astinenza dal vedere il suo fidanzato Ambrogio. Ma adesso che lavoro starà facendo Ambrogio? Io so che tipo lavoro in polizia. Forse se facendo il poliziotto potrebbe darci una mano. Andiamo subito in polizia. Andiamo subito in polizia. Cosa c'è scritto? Ufficio del capitano Barry? Come? Barry? Ma com'è possibile Barry? Quindi non è Ambrogio. Barry? No, non è Barry, è Ambrogio. Ah, ok, meno male, no, mi stavo iniziando a preoccupare. Ambrogio, allora, c'è un problema gigantesco. Gigino è morto e ho bisogno del tuo aiuto per poterlo salvare. Guarda, qui ho la testa. Come posso fare? Come posso rianimarlo in qualche modo? Gigino è morto, c'è ben poco da fare in questo momento. Condoglianze. Posso fare prima niente? Ma che cosa credi? Che io sia Gesù? Non posso mica farlo tornare in vita. Ok, va bene Ambrogio, va bene, questa me la segno. E allora soltanto una cosa possiamo fare adesso. Possiamo andare al cimitero e seppellirlo, perché ragazzi, si merita una bella tomba, tutta sfarzosa, perché lui in fondo era stupido, ma era anche un mio amico. Oh mio Dio, questo posto non mi piace proprio. Perché è tutto murato da delle anvil? Ma che cavolo c'è qua dentro? Aspetta un attimo, perché è pieno di mob spawner? Ah, va bene, non mi interessa sapere il motivo, l'importante è che non mi facciano del male. Iniziato anche a piovere, come se già non fossi triste abbastanza. Allora qua fuori in teoria dovrebbero esserci le varie tombe. Ecco, guarda, qui è pieno, ci sono tombe ovunque. Questa qua credo sia perfetta. Sì, ci sono gli smeraldi verdi come lui. Possono ricordarlo al 100% per quello che è stato e per quello che sarà per sempre. Allora bisogna... Ah! Oddio! Ma quello lì è lo scheletro di uno che è già morto! Giuseppe? Ma come Giuseppe? Ma questo qui è lo scheletro di Giuseppe! Giuseppe, muori! Giuseppe, sei già morto, ma muori per la seconda volta! Devo metterci dentro il tuo nipotino! Cecino, è stato veramente un piacere conoscerti! Saremo stati anche non sempre amici, avremo litigato molte volte, ma addio, è stato bello! Ah, oddio! Oh mio Dio! Gigino? No, amico! Un momento, ma perché non hai il corpo? Ma poi non eri morto? Sono rinato più o meno! Non mi sembri così tanto rinato, sinceramente. Mi fai un po' paura, stai lontano da me! Cosa hai fatto a mio nonno? Niente, io non ho fatto niente. Aiuto, aiuto ragazzi! Dobbiamo andare in chiesa per questo fantastico miracolo. Non mi aspettavo questa cosa e comunque mi fai un pochino paura. Ho una testa che vola così, non è che mi faccia impazzire. Ah! Oh mio Dio, è pieno di zombie! Ma quanti sono? Ah, ma aspetta, ma non mi fanno niente perché sono il loro fratello ormai. Cavolo, però potresti darmi una mano almeno? Oh mio Dio, sono tantissimi, sono un esercito. Io ho una spada in ferro alla fine, non posso mai sconfiggerli, aiuto! Mi sto aiutando! Sarai il mio angelo custode! Sì, vero, tutto figo, ma c'è su che io voglio tornare in vita. Va bene, Gigino, ti prometto che troveremo un modo per farti tornare in vita. Adesso c'è un esercito di baby zombie che vuole uccidermi, cavolo! Aiuto! Perfetto, mamma mia, ci siamo salvati da questa orribile ondata. Ora, hai una benché minima idea di come io possa farti tornare in vita, caro fantasma di Gigino? In teoria sì, c'è un modo. C'è un modo? C'è un modo. Quindi il signor Ambrogio mi ha detto una bugia, in realtà c'è un modo. Lui l'ha già fatto più volte, lo sapeva fin dall'inizio. Quel pezzo di fango? Vabbè, mi sa che ti odia Gigino. Non vuole farti tornare in vita. Lui, se non sbaglio, mi aveva detto questa formula segreta, però me la sono dimenticata. Dovrei
potresti fare un parkour per ricordarmi i codici della cassa. Un parkour, eh? Scusa, sì. Ma che cavolo c'entra il parkour? Ma forse perché alla fine c'è scritto il codice, eh? Esatto. Bene, mi porti tu a questo parkour, caro fantasmino? Seguimi. Vedere una testa che fluttua non mi piace proprio. Lo preferivo da vivo. Welcome to the parkour. Io ti giuro che non l'ho costruita io questa roba. Ambrogio ha molti hobby. Ah, va bene, ok, c'è un parkour con super premio. Super premio. Immagino che per super premio intenda il codicino. Esattamente. Allora devo impegnarmi a tutti i costi. Devo farcela, e per fortuna qui sotto c'è l'acqua, quindi se cado poi posso tornare indietro. Oddio, insomma, perché qua mi sembra un pochino difficile salire. Vabbè, tanto non cadrò nemmeno una volta. Allora vado qua. Piano. Vado qua. Come sto andando? Bene, 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 però questo è un salto lungo, effettivamente sì, è un salto meno lungo. No, sono caduto. E che non sono molto bravo a fare parkour. Se solo qualcuno potesse aiutarmi. Ma ci sono io. Tipo così. Ah, esatto. Guarda, Gigino, devo dirti la verità. Mi sei quasi più simpatico da fantasma. Pezzo di fang, fammi tornare in vita. Va bene, ho capito che non ti piace molto essere fantasma. Vabbè, vabbè, però devo dirti la verità, sei molto utile anche così. Ma poi, cioè, essere fantasmi è brutto, perché visto che io non ho le braccia, non ho niente, non posso vedere il mio piede. Vabbè, ragazzi, ce ne faremo una ragione. Tanto c'è o non c'è, non credo cambi qualcosa. E adesso dobbiamo fare un po' di parkour su queste scale, no! Vieni qua, vieni da me. Oh mio Dio, fai paura, sei inquietante, sì, assolutamente sì. Però, oh, oh, mi stai facendo le scale. Sono arrivato. Diamo un bel blocchetto. Sì. Oh, grazie, adesso faccio così. Però questo ce la faccio da solo, non preoccuparti. Vai. Ok, è ok. Ehi, aspetta, come sono caduto? Lì non c'è assolutamente niente. Quel blocco non mi fido più tanto, vediamo. Lo sapevo. Guarda, un blocco fantasma. Sì. Adesso apriamo questa cassa. Oh, c'è il codice 96 96. Ma aspetta un attimo, io cosa me ne faccio esattamente di questo codice, Gigino? Io dove lo metto? Io non so dove metterlo. Adesso ti faccio vedere, visto che io sono un po' scemo, no? Ho preso una precauzione perché sapevo che morivo come un idiota. Quindi già sapevi che saresti morto e non ti ricordavi, esatto, il codice. Mamma mia. Vabbè, andiamo. Che scemo, che scemo. Vabbè, io ti seguo. Però vai piano, perché tu vuoi volare. Io no, cavolo. Gigino, ma mi stai portando alla tua vecchia casa. E dico vecchia perché sei morto, quindi non è più tua. Lol. Che ridere, ho provveduto a farla diventare la casa più grande di sempre. Io non credo sia possibile trasformare questo buco in una casa gigante. Sì, decisamente, Gigino, decisamente. Oh! Ma dove sei finito? No, oddio! Madonna mia, mi fai sempre paura tu e questa testa che c'hai. Ma qui dietro c'è un passaggio se... Sì! Immagino debba inserire il codice 9696. Sì! Oh madonna, una tartaruga, ciao! È un po' listino, si chiama Giorgio. Giorgio, non c'ha il nome però, povero Giorgio. Non hai voluto nemmeno dargli il nome. Vedevo che le name tag scarseggiavano, mi sa, Eh sì. Ok, ci sono varie cose qua dentro. Sono molto confuso, ragazzi. Io questa roba non l'avevo costruita. Va bene, allora, qui abbiamo una cassa con... Cosa sono questi oggetti strani? Abbiamo un secchio con del salmone, molto bello. Abbiamo un guscio, abbiamo un guscio dal netto. E poi abbiamo... Dove era finito? E qui cosa c'è scritto? Se dovessi morire, qui devi veder per farmi tornare tua madre. Qua dentro immagino ci sia la soluzione. Sì, hai visto proprio bene, vai. Va bene, ragazzi, è tutto molto strano. Apriamo qua. Ma cos'è, una sorta di altare? Ma ci sono dei foglietti. Zio Pera, va bene, questo non mi interessava. E poi... Manca il totem. Ah, perché tu giustamente mi vieni a dare un coso e poi manca il totem. Giusto, giusto, Gigino, giusto, giustissimo. L'ho perso per strada. E adesso tu mi spieghi dove posso trovare io un totem.
totem. No, non cacciato dal culetto, Gigi, no? Eh? Forse qua. No, no, non sono dei pesci palla. No, no, i pesci palla non sono dei totem. Usciamo subito da questo posto, che già ci sono stato abbastanza. E ora dimmi dove cavolo posso trovare un totem. Ma io non ne ho la minima idea. Madonna mia, ma che fantasma inutile sei. Io non ne ho parole, io non ho parole. E questo anche per morire, cavolo. Fammi mangiare una delle tue mele d'oro, che io non so come tu abbia fatto ad avere. Comunque, qua sotto non credo io possa trovare totem, a meno che non ci sia qualche cassa nascosta, ma non credo, tu hai già esplorato questa zona? In realtà no, questo ha fatto tutto Ambrogio, infatti quelle mele me le ha regalate lui. Aspetta, Ambrogio! Oddio! Forse so chi potrebbe avere un totem! Te ci pensi? Ambrogio fa il poliziotto e non ci interessa. Ma poi ci sarebbe la sua fidanzata! Che sì, è un po' un pazza scatenata e vuole farsi del male quando ci vede. Però ricorda, è una strega! E le streghe hanno sempre cose magiche! Dobbiamo provare! Al massimo ti becchi il veleno e tu mi fai compagnia da morto. Ora ci penso io a calmarla, aspetta un attimo. Vai, 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 vai! Ora Ambrogio, vuoi smettere di fare la bastarda? Questo è un fantasma! Che belli i fantasmi! Wow! Quasi quasi ti tradirei per Ambrogio! Oh yeah! Ehi, ma cosa sto dicendo qua dentro? Tradire, non tradire! Calmati, un mio amico! Sì, 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 vengo, vengo in pace. Non voglio farti assolutamente niente, Ambrogio. Brava, curati e stai tranquilla e serena. Allora, Ambrogio, avremo bisogno. Sì, potrebbe essere una richiesta un pochino strana, ma ci servirebbe un totem della non morte. Ce l'hai? Perché non mi risponde? È che non parla la lingua dei vivi, parla solo con me. Quella bella signora, per caso c'è un totem della non morte? Dovrebbe essere qui nei paraggi, proprio per te, amore mio. Oh yeah. Non so cosa abbia detto, ma un totem. Oh, ma oh mio Dio, era proprio qua dentro, Andy Spencer. Si vede proprio che ti ama, eh. E questa qui è palesemente una dichiarazione d'amore. Solo che non credo abbia capito che se poi utilizzo questo totem torno in vita e poi non gli piaci più. Vabbè, tu questo dettaglio non diglielo. Allora, quindi prendiamo blocchi di smeraldo, blocchi di questa strana ossidiana e queste tre torce. Bene, ora io non so bene come devo fare, però in teoria faccio una roba del genere con i blocchi di ossidiana e ok. Poi faccio così, poi faccio così, ok. Qua ci mancano tre blocchi, uno, due e tre. Ora devo mettere tre torce, una qua e una qua. Ora credo che tu debba metterti boh al centro. Benissimo, ok, è veramente molto strana questa cosa. E devo darti il totem. Vai! Gigino, ma siamo sicuri? Non è che questo in realtà sia una roba che poi alla fine ti fa sparire per sempre? Non lo so, ma vabbè, fa niente. Va bene, allora te lo do, io te lo do. Vai! Tieni! Oh, oddio! Gigino! Gigino! Ehi! Hey, Gigino! Gigino! Ah, ma cosa vuole sto scheletro? Vai via! Stammi lontano, cavolo! Il rito non ha funzionato! Gigino! Non c'è! Non c'è! No! Ma ci sono dei... Ma cosa sono queste cose? Perché ci sono dei razzi? Cosa sta succedendo? Ma è che sono figli a letto! Oddio! Sì, è che mi aveva mandato in Tanzania, non so dove mi ha mandato. Oh mio Dio, allora il totem ha funzionato veramente. Adesso scusa, ma adesso mi prendo che cosa fai, cosa stai facendo? Mi prendo perché sai che questi smeraldi potrebbero tornarci utili. Comunque sono smeraldi, non li butto. Gigino, ora che siamo finalmente tornati in vita, possiamo... Ehi, 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 e c'è no! Che cosa? Oh, cavolo! Adesso non credo possa più tornare in vita. Ciao!